Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Tele Diogene, italiani favorevoli. Ci spostiamo a Cotrone dove si è tenuta la manifestazione Aerosol Art, vediamo. Boni agresioni ne këtë luj unë që san vete boj si të mboku që provoj nuk mendoj nuk engoj kërkon që poj për mu rahovit si ne kom gangsta kërkës munët me mërzu thojnë kështu të gjithë duhet me e rrët gashjonin këtë flow e këtë bita kërkë përdojnë prej Alboni jam i kunder nuk përshtot në onë me stilin tonë ta fuska da rafal këtë rima ti bëj lam unë nuk jam e ndje madhë që dikush po më mendon veç me ma brute huna goja që shkom si shampon individ më smarit zonin se këm pun më mikrofoni ka pëngoj e sanën ta më mos graso me toni ja kini s'ke shë pëknon mikrofoni nuk pëdon kërgjë për para nuk përshkon dhe shkashjoni për së tran edhe dzoja nuk ka thoni ama ne në bëm moje me bo me nguz dikush në zire pistole në vroje rap pësani apo do flow ule be kryt s'to më tani as një zo e me bo po një fjall me thoni ama ne ti dzoja s'ku bom me thonash rap rest in peace apo do flow ule be kryt s'to më tani as një zo e me bo ti tash një fjall me thoni ama ne ti dzoja s'ku bom me thonash vrat në këto gjuna me dusin tem agresion dikush me nën që në rëgjën po vetën e munon ishdu këtë të tën unë ju hupi foren e ndosht me higora unë e fitoj gore si s'ti mu frys ju të po vetër ma më ngup kur be din që si e sen ma tipër sen i glup sen si e ti je vesh një plesh e mos tani zonin shuj e tash ti hesh se e rom shuznin tem se rim në stop bash e ku shu kunder na i sen unë e trej dinash e kom shushnin që kria rejsh respekt për të ton unë zgon faj tash për vet jam i gjona. Benvenuti ad Aerosol Art, la manifestazione organizzata da Cotrone Inform e la Juvorterier France. Un ragazzo che ha avuto il coraggio di investire in quello che molti non recepiscono come una cosa positiva. Il writer in realtà viene visto da molti come un'azione vandalica da ricondurre solo a disadattati e via dicendo. In realtà il writing è tutta un'arte. La gente, i ragazzi writer si esprimono attraverso le bombolette e danno tutta la loro anima insomma, nel dipingere, nel creare queste forme, questi colori. Noi di Cotrone Inform insieme alla Juvorterier France con Francesco abbiamo voluto appunto realizzare questo per dare un messaggio a tutti i ragazzi, a tutti i giovani di questa cittadina, la nostra cittadina, perché questa è un'arte che va rispettata, va amata e va portata avanti nel tempo, quindi questi che sono le nuove generazioni dovranno portarla avanti. Abbiamo solo voluto dare questo, siamo alla prima edizione di questa manifestazione, speriamo di farne altre. Niente, noi vogliamo solo ringraziare tutti e dire invogliare le persone di Cotrone a investire in questa cosa, a portarla avanti, a contribuire alla realizzazione di questi eventi, come lo hanno fatto tanti, perché tanti sono stati gli sponsor che ci sono venuti appresso, ci hanno dato fiducia e noi speriamo di essere riusciti insomma a dare un messaggio positivo. E poi vorrei dire solo un'altra cosa, vorrei solo ringraziare tutti i ragazzi che sono venuti, tutti gli artisti, da DJ Piticchio a tutti i ragazzi che sono venuti da Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone, che sono venuti qui con il solo spirito di voler partecipare ad un evento, per divertirsi. Questo, tutto ciò lo si fa per divertirsi. In realtà noi abbiamo dato un contributo minimo a quelle che sono potute essere le loro spese. Per il resto hanno messo tutto loro, anima, corpo e anche soldi.
Il mio ed è morto assaltato. Io vedo un uomo bomba in ogni lato. Io vedo la distruzione in ogni stato. Non c'è più privacy, loro mi vedono. Che voglia o no, loro sempre ci osservano. Il terrore c'è ovunque io vada. La paura ormai dorme dentro la mia casa. La libertà oggi è solo un concetto. Ma non resterò a piangere sotto il letto. Non voglio più vedere un altro mio fratello cadere giù per terra a causa di un duello fatale che mi fa male, di cui mi vergogno. Ma la pace è l'unica cosa che ancora sogno. L'acqua al suo mulino, ogni giorno qualcuno vede la morte da vicino. Questa non è paura, guardo negli occhi di un bambino, dove c'è solo terrore invece di un bel sorriso. Troppe verità nascoste, rinchiuse in qualche busta, ma questo non giustifica una guerra detta giusta. Vivo in un mondo sporco dal sangue della guerra. Pace per la gente sulla terra, rap for peace. Mi piacerebbe poi perché dare risposte, poterti dire che la guerra non esiste. Spero in un mondo più sano e più sicuro, dove si può fare progetti per il futuro. Voglio vedere un mondo più onesto, dove l'uomo non pensa solo a se stesso, e dove il bianco e il nero sono uguali, e la pace regna sovrana sui nostri cieli. Il giornale è terminato, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.